Minacciata di morte con un coltello, presa a schiaffi e pugni ripetutamente ed infine costretta ad avere un rapporto sessuale con uno dei suoi aguzzini. Una violenza brutale messa in atto dal branco nei confronti di una donna nigeriana di 24 anni, aggredita e stuprata all'interno del centro di accoglienza per i richiedenti asilo di Bari Palese. I responsabili sono cinque suoi connazionali di età compresa tra i 21 e i 37 anni, alcuni dei quali con precedenti di polizia e irregolari nel territorio italiano. Quattro di loro sono finiti in carcere in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale del Capoluogo, mentre il quinto è ancora ricercato. Le indagini condotte dalla squadra mobile sono scattate dopo la denuncia della vittima che, dopo mesi di timori a causa del clima di omertà presente nella comunità nigeriana, ha deciso di presentarsi in commissariato anche grazie alle rassicurazioni ricevute dall'associazione di protezione che l'ha presa in carico. Agli agenti ha raccontato del suo difficile arrivo in Italia agli inizi del 2017 seguendo l'iter delle carovane di migranti attraverso la Libia. Fin da subito era stata minacciata da alcuni connazionali che volevano obbligarla a prostituirsi per ripagare il debito contratto per il viaggio di circa 20.000 euro. Trascorso qualche giorno però era riuscita a sfuggire ai suoi sfruttatori e a raggiungere il centro di accoglienza di Bari. Qui era stata oggetto di attenzioni sessuali da parte di un suo connazionale che l'aveva importunata diverse volte, sino al momento della violenza avvenuta nei primi giorni di maggio del 2017, quando l'uomo, in compagnia di altri quattro nigeriani, ha fatto irruzione nella sua camera armato di coltello. La ragazza è stata circondata dal branco, picchiata e poi costretta ad avere un rapporto sessuale con il suo aguzzino, mentre gli altri quattro controllavano che non entrasse nessuno. Le indagini, avviate anche sulla base di altri riscontri sulle gang nigeriane dedite a furti, rapine ed estorsioni all'interno e, all e dall'esterno del Cara, hanno consentito di individuare ed arrestare gli aggressori responsabili in concorso di violenza privata e violenza sessuale di gruppo. Uno di loro era già in carcere per l'omicidio di un connazionale.